Ciao a tutti e benvenuti. In questo video andremo a trattare dell'apparato di Golgi. L'apparato o complesso di Golgi deve il suo nome allo scienziato Camillo Golgi, che fu il primo a osservarlo tramite il microscopio ottico utilizzando una colorazione detta impregnazione argentica. L'apparato di Golgi è formato da una serie di cisterne appiattite e impilate l'una sull'altra. È situato generalmente vicino al nucleo della cellula e nelle cellule animali si trova spesso vicino al centrosoma. Una cosa importante è che la forma e il numero delle cisterne varia da cellula a cellula. Accanto alle cisterne sono presenti delle microvescicole o vescicole di trasporto, e poi delle macrovescicole o vescicole di transizione. Ogni apparato di Golgi possiede due versanti, cioè due facce, che sono una faccia di ingresso, detta CIS o prossimale, che è adiacente al reticolo endoplasmatico, e un'altra faccia che è una di uscita, o trans, oppure distale, che è rivolta verso la membrana plasmatica. Queste zone sono chiamate rispettivamente CIS e Trans Golgi Network, con le sigle CGN e TGN. In generale, le proteine solubili e le membrane accedono all'apparato di Golgi a livello del reticolo CIS, mentre ne escono a livello del reticolo trans, all'interno di vescicoli di trasporto. Abbiamo già accennato che l'apparato di Golgi è quindi distinguibile funzionalmente in tre porzioni. Per primo abbiamo la faccia prossimale o CIS, che è la porta di entrata delle microvescicole. Poi abbiamo la faccia intermedia o mediale e infine la faccia distale o trans, che è la porta di uscita delle macromolecole. Le vescicole in arrivo alla faccia CIS, contenenti lipidi e proteine, sono ricoperte da delle proteine COP2 che si distaccano dal reticolo di transizione. Il materiale contenuto nelle vescicole è poi trasportato nei compartimenti mediale e trans. Le macrovescicole, che si distaccano invece dal compartimento trans e che contengono proteine e lipidi modificati, sono ricoperte da clatrina o dalla proteina COP1, le quali permettono lo smistamento definitivo della vescicola. Le proteine che invece devono tornare al reticolo endoplasmatico lo fanno attraverso un movimento retrogrado tramite delle vescicole ricoperte da COP1. Nel compartimento del Trans Golgi Network, costituito da una complicata rete di canali e di cisterne, le glicoproteine sono smistate e confezionate in delle vescicole specifiche che le indirizzano verso le destinazioni finali. Quest'ultime possono essere lisosomi, granuli di secrezione o proteine di membrana. All'interno del Golgi vengono quindi selezionate le glicoproteine che sono solubili e destinate ai lisosomi, oppure che sono destinate alla via secretoria o alla membrana plasmatica. L'identificazione avviene tramite l'aggiunta di gruppi fosfato al mannosio in posizione 6, e questo avviene nel Cis Golgi. Mentre, per quanto riguarda la segregazione, avviene ad opera di un recettore specifico presente sulla membrana del Trans Golgi. L'organizzazione dell'apparato di Golgi e il trasporto delle proteine da una cisterna a quella successiva è spiegato tramite due possibili modelli. Nel modello del trasporto vescicolare, le cisterne del Golgi sono degli organelli statici e il passaggio delle molecole attraverso il Golgi è dovuto a delle vescicole di trasporto che si muovono in avanti e che gemmano da una cisterna e si fondono con quella successiva in una direzione cis-trans. Nel secondo modello della maturazione delle cisterne, ciascuna cisterna del Golgi matura mentre migra verso l'esterno. A ciascuno stadio, le proteine residenti nel Golgi che sono state trasportate avanti in una cisterna vengono riportate indietro ad un compartimento precedente in delle vescicole rivestite da COP1. Quando una cisterna di nuova formazione si muove,
in una posizione mediale, per esempio, gli enzimi rimasti del Golgi cis verrebbero estratti e trasportati indietro in una nuova cisterna. In modo simile, gli enzimi mediali verrebbero ricevuti per trasporto retrogrado dalle cisterne che sono appena davanti. In questo modo, una cisterna cis maturerebbe in una cisterna mediale durante il suo movimento. Nel primo caso, quindi, il Golgi è una struttura statica e le molecole in transito sono trasportate da delle vescicole. Mentre nel secondo caso, il Golgi è una struttura dinamica e sono le cisterne stesse che si muovono lungo la pila del Golgi. Una cosa importante è capire che i due sistemi possono coesistere e quindi non si escludono l'un l'altro. Entriamo adesso nelle funzioni dell'apparato di Golgi. L'apparato di Golgi svolge un ruolo centrale nell'elaborazione e nello smistamento delle proteine che si muovono attraverso la via secretoria. In particolare, il Golgi interviene nei processi di modificazione post-traduzionale delle proteine, nella sintesi di molecole polisaccaridiche e di lipidi. Ognuna delle cisterne è costituita da un sistema membranoso chiuso e in ognuna sono presenti dei particolari enzimi che permettono la sequenzialità maturativa delle proteine. In particolare, le cisterne hanno degli enzimi per la glicosilazione che assicurano alla proteina in transito che le catene oligosaccaridiche maturino. Questo assicura che, con passaggi in sequenza di rimozione e trasferimento dei carboidrati, si arriva ad avere catene sempre più complesse. Le proteine che giungono all'apparato di Golgi possono aver subito un iniziale processo di glicosilazione nel reticolo endoplasmatico. Tali proteine hanno subito una N-glicosilazione e, una volta giunte nel Golgi, subiscono anche la O-glicosilazione. Le proteine che non sono invece state modificate nel reticolo endoplasmatico subiscono nell'apparato di Golgi una O-glicosilazione. La N-glicosilazione avviene tramite una N-acetilglucosamina su dei residui di asparagina, mentre la O-glicosilazione avviene attraverso la N-acetilgalattosammina a livello di serina e treonina. La N-glicosilazione, che avviene nel RER, inserisce sull'asparagina una catena oligosaccaridica formata da 14 zuccheri. Questa catena subisce nel RER una prima modificazione, con la perdita di tre molecole di glucosio e una di mannosio. Le catene oligosaccaridiche delle proteine vanno poi incontro a ulteriori modificazioni, che porteranno alla produzione di due famiglie di molecole, cioè oligosaccaridi ad alto contenuto di mannosio e oligosaccaridi complessi. Per quanto riguarda la O-glicosilazione, questa consiste nel legame covalente di carboidrati al gruppo idrossilico della serina o della treonina. Detto questo, abbiamo concluso il capitolo riguardo all'apparato di Golgi. All'interno del prossimo video andremo a parlare nel dettaglio di come avviene il traffico vescicolare e lo smistamento delle vescicole. Per oggi è quindi tutto, grazie per l'attenzione e a presto!